Adesso vorrei riportare il dibattito alla realtà dopo le follie morettiane che segue Renzi. Allora, io ho sentito la Moretti parlare di sanità. Non entro nelle tasse perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Il governo che ha alzato più le tasse, tra cui quelle sulla casa, nell'ultimo anno, che quello di Renzi, che a cui Moretti appoggia, quindi non voglio sparare sulla Croce Rossa. Però vorrei fare... Mi porto dalla parte del giornalismo. Prego. Io vorrei chiedere a Moretti se oggi ha parlato col ministro della salute Lorenzin o nei giorni passati. Visto che bisogna dire, perché io sono stufo dei politici che raccontano balle, che la Moretti oggi scrive sul suo profilo Facebook che ha parlato col ministro Lorenzin e il ministro Lorenzin dichiara che la situazione della sanità in Veneto, secondo una chiamata privata ricevuta da Moretti, dichiarata da Moretti, è allarmante. Ho sentito personalmente il Ministero della Salute oggi, e Moretti non si scherza sulla salute delle persone, il ministro non ha mai chiamato la Moretti parlando di Veneto e la Moretti, in modo assolutamente imbarazzante, cancella il post e mette un altro totalmente diverso dove non parla più del ministro Lenzi che parla del Veneto. Moretti. Adesso, no scusi, questo forse dicendo? Sarebbe da ridere in una situazione normale, ma stiamo parlando della salute dei cittadini che la Moretti vorrebbe rappresentare. E io penso che sia indecente farsi campagna elettorale. Allora, non è vero? Guardi, questo è il mattino di Padova. Questo è il mattino di Padova. Questo è il mattino di Padova. Incomincia a raccontare la verità. Non imparare troppo da Renzi a dire balle. Ascoltiamola, prego. Racconti balle ed è imbarazzante sulla salute dei cittadini. Lasciamola replicare, prego. Intanto invito Fedriga ad abbassare i toni perché mi sembra un sulla salute non abbasso abuso. I toni, cara mia, allora perché io ti fai campagna lasci replicare, scopriamo e se mi che è lasci successo. Parlare, prego. Magari posso spiegare ai telespettatori visto che ti smentisco immediatamente. Certo che ho parlato con il ministro Lorenzin. Del Veneto? Mi sono confrontata con lei. E perché hai cancellato il post? Saputo, perché certo, hai cancellato aspetti, il post? La lasci replicare. Senti, mi fai finire di parlare. Scusi, Floris, guardi, io già ho il ritorno, per cui faccio sì, già infatti, fatica. Allora abbassiamo allora, il posto perché non finisce la replica. Facciamo delirare Fedriga. Allora, abbassiamo, vi dico come ci organizziamo. Allora, abbassiamo tutti certo, i microfoni fino a che la Moretti non risponde all'accusa che le è stata mossa. Poi torniamo in studio, prego. Ho parlato certamente con il ministro Lorenzin e l'ho fatto sulla questione della sanità veneta. L'ho fatto perché ho chiamato il ministro dopo che ho saputo che la mia regione era stata declassata per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza dal secondo posto che era un anno fa al quinto posto. Ho quindi cercato di accertarmi di questa situazione, visto che le lunghe liste di attesa ormai sono inaccettabili e che all'Istituto Oncologico Veneto ormai le liste d'attesa per le radioterapie non si contano più, ma si pesano, Fedriga, si pesano da quanto sono. Allora la favola del governatore Zaia è purtroppo solo una favola. La sanità veneta è in uno stato di salute non buono, purtroppo, allora, e moltissimi cittadini veneti Fedriga, vanno a curarsi una battuta per di replica ad Aviano. Minuscola. Ad Aviano. Noi sappiamo, Cuzzo certo Crea e Pastorino. Certo, certo. Ci allora, mancherebbe se non certo, lo chiamo. Allora mi domando perché tu hai cancellato le tue dichiarazioni e invito i cittadini ad andare a seguire e hai fatto un altro posto. Le mie dichiarazioni. Guarda, sei bugiarda. Posso dirti che sei bugiarda? Ragazzi, non ci sono i titoli dei giornali. Come ragazzini a scuola sei bugiarda. Bugiarda. Allora. Se ti candidi di dire la verità ai cittadini. Allora, le domando no, io. Ma poi hai risolto anche il problema. Onorevole Moretti, ora ci arriviamo. Onorevole Moretti ha cancellato un suo scritto su internet perché è imbarazzata dalla replica della Lorenzina. Guardi, se lei va a vedere adesso su Facebook, se lei va a vedere adesso, io ho esattamente... Io vabbè, dai, ho ribadito c'è. Di aver sentito okay. il ministro Lorenzin. Andiamo a vedere, la redazione ho ribadito va a vedere, per favore, di aver andate. Sentito il ministro Lorenzin e ho ricostruito la vicenda. Siccome poteva essere mal interpretata perché il mio staff aveva scritto che avevo ricevuto una telefonata del ministro, invece l'ho chiamato io. Ok, Lorenzin. Non ci perdiamo in particolare. Quindi il ministro Annalisa Lorenzin non può smentire. Consideriamo che ci siamo...